Stiamo arrivando. C'è un technical difficulties, can't be. Direi che ci siamo. E va anche. E funziona tutto, signori. Funziona tutto. Ci siamo. Beh, buonasera a tutti. Ciao a tutti i Baker, tutte le persone che ci hanno seguito per questo mese di campagna. Luca e Giulia, ce l'abbiamo fatta. Manca meno di un'ora. Sembra quasi un duo comico. Sì, un po' lo è, in effetti, in certe situazioni. Meno di un'ora alla fine della campagna Kickstarter. Stasera facciamo seguiremo lo stesso format delle live bilingue a cui ormai vi abbiamo abituati e un po' ne sentiremo la mancanza, probabilmente, almeno di queste live così frequenti. Poi imposteremo le prossime, quindi non vi libererete di noi così in fretta. Lascio intanto la parola a Giulia, che così salutiamo tutto il resto del mondo, come sempre. So, hi guys. Thank you for being here to us, to our last live for the campaign. Thank you for having followed us in this Kickstarter campaign. This is going to be the last live of the campaign, but not the last. Probably you're not going to see us quite as frequently, but you'll see us, we promise. And I forgot what you were saying because I was answering to a comment saying that we're always late, and I'm pretending that it's an Italian thing, but is, yes, we did have technical difficulties, but we wouldn't be Luca and Giulia without technical difficulties, and we're here. And we're also on Twitch. It looks like it's also working on Twitch. So you guys, if you have Twitch, we're there too for the first time. You made it. Stavo anche ridendo perché vedo che Michael Wolfe ci suggerisce, lui dice, la prossima live la faremo dai Caraibi con i soldi raccolti nel Kickstarter. No, guarda, in realtà ci servirebbero molti meno soldi per andare ai Caraibi che produrre un gioco. Probabilmente sì, esatto, probabilmente sì. Fidati. Oh yeah, we are about to we have less than an hour left to the campaign. Leda is telling us that it's only 53 minutes left and we're blown away, you guys. The last. Grazie Leda, vedo 53 hours. 53 minuti, sì, esatto. C'è Leda che ci ha dato il tempo reale. Facciamo pubblicità all'acqua. Sì, che tra l'altro non è neanche quella che bevo, ma cioè, al supermercato vicino a casa. Al supermercato vicino a casa avevano finito l'acqua che bevo di solito. Io vorrei dire una cosa. Sì, no, prego, finisci. No, che in realtà io la bevo dalle bottiglie di vetro. Ok. Però erano finite quando sono prese con le No, io in realtà volevo dire che cioè, gran finale si aspettavano probabilmente liquidi di altro tipo per festeggiare più che acqua. Ma domani lavoriamo lo stesso. Questo è anche vero. Salutiamo Steve che si è appena collegato, dopo parleremo anche dei Baker che ci hanno sostenuto durante questa super campagna. Bakers, yes. Super Baker, sì, incredibili. Sì, è vero. Adesso il salire e scendere di quest'ultima ora dipende un pochino dalle cose che diciamo, quindi non so. Effettivamente. We're totally blown away about this last 48 hours. We'll talk about it soon, but you guys are awesome. It's been incredible. Like today especially, we woke up and has been crazy since I think 7 a.m. this morning here in Italy. You guys are awesome. We couldn't ask for better bakers. Sì, just in general. C'è stata un'attenzione e una cura e una partecipazione attiva dei nostri baker che è stata fondamentale. Provo ad alzare il volume da qua, vediamo, semplicemente se mi sentite meglio. Prova ad alzare anche tu magari, Giulia. Sentite meglio? Ciao Damiano. Proviamo? Se no mi avvicino, è la classica situazione in cui mi avvicino al microfono per cercare di...
Fateci sapere se va meglio comunque, altrimenti urlo, non c'è problema. Ok, io direi un tuffo veloce nel passato, poi vediamo presente e futuro di Soul Givers. Grazie Andrea, ci sentiamo Ci dà bene, l'ok. perfetto. Allora scusate, intanto abbiamo messo insieme queste slide, diciamo oggi, ma più oggi verso stasera, nel senso che sono stati 2 giorni super intensi che insomma, abbiamo cercato di dare più retta ai baker che a preparare altro materiale per la live, però insomma, adesso riusciamo sicuramente a raccontarvi quello che vogliamo dirvi in chiusura di campagna. Giulia, se tu non vuoi dire qualcosa, parto No, we're just gonna dive right now into the past of Soul Givers, and then we're gonna move on to present and future. But let's start from the past. That's the best way to start. Siamo partiti da qua in realtà. Qui si fa un tuffo veramente indietro nel Aspetta, che io tempo. tra l'altro devo guardare anch'io da Ah Facebook. sì, certo, sì. We didn't even have time to share files in all this, so. No, no, quindi tra l'altro quello che esatto, anche Giulia lo sta per vedere per la prima volta, quindi in realtà I'm gonna have like tears coming down. lo scopo della sera è complicare la Same old vita. stuff. Complicare la vita, Giulia, perfetto. Beh, no, ci tenevo a farvi vedere questa bozza incredibilmente brutta di quello che era una prima versione di Soul Keavers. Sì, dopo spieghiamo. Dopo in realtà raccogliamo tutte le domande che ci state facendo adesso e ci prendiamo un attimo per rispondervi live alla fine tra un capitolo e l'altro, ma lo facciamo sicuramente. Quindi questa è stata un po' l'evoluzione del gioco in cui anche inizialmente, poi all'inizissimi, anche da solo ci giocavo e lo provavo. Questo addirittura era a livelli in Photoshop, quindi neanche con un sistema particolare. E ti lascio 2 righe, Giulia, se vuoi, che così non mi dilungo So troppo. he started. I logged out from the live, sorry. I'll be right back. Technical difficulties, No. not our thing at all. No, so that's where we started. Actually, it was just Luca on Photoshop, and he was actually playing alone, even. So I bet that was a lot of fun on a Photoshop file alone. E non so, in realtà non solo digitale, questa poi è la versione più recente di Tabletopia, però ecco, la situazione è stata anche questa, cioè fogli di carta e tanto playtest prima ancora di arrivare a quella che è la versione odierna di Soul Givers. Yeah, the more concurrent version you'll find it on Tabletopia, but that's where it all started. It was a lot of paper, a lot of testing, and this is where Soul Giver started, basically. Just lots of paper first. Not that fun to stack one on top of the other. E poi i primi prototipi, quindi le versioni che abbiamo portato in fiera a Lucca, che abbiamo fatto girare, con le quali abbiamo iniziato a farci conoscere anche dai vari YouTuber di settore, insomma, il gioco che prendeva forma. Ecco. And these are the first prototypes, the same prototypes we brought to Lucca, Comics and Games. If you came there, you saw them. And that's where we started to bring Soul Givers around. You know, we met the first YouTubers that work in this field. Yeah. Anche qui sono tutte bozze That's prototipi. where I came about. Like, that's where I started to, well, a little earlier, but that's where I really started to work with Soul Givers too. I did some play tests, but then Lucca is where we all started to be more involved in the whole process. E poi siamo andati a Lucca. Diciamo che Lucca ha fatto un po' da spartiacque tra la fine di una prima fase, di una prima epoca, e l'inizio di una seconda. Lucca, come questa campagna Kickstarter,
Questa campagna di Kickstarter in realtà è durata molto più di Lucca, ma il percepito di aver partecipato a una cosa lunga, boh, 10 anni forse. L'abbiamo provata sia a Lucca che... Ma ci stanno chiedendo anche adesso di che sapore gusto era aveva quella, la misura quel azzurra? liquido azzurro. Sì, La risposta è Andrea, tempera. sì, però penso che a un certo punto abbiamo anche cercato di berla, perché... dopo aver superato un tot di ore a far provare il gioco a centinaia di persone, qualcuno ha tentato di berla. Tant'è But che yeah, sì. then we went. No, abbiamo tentato di berla, sì, assolutamente. Then we went to Lucca, and that kind of marked a before and after for Soulgivers. It felt like it didn't last as long as this campaign, but even Lucca felt like it lasted much longer. And they were asking us what the liquid was in the comments. Well, that happened at Lucca too, and I can tell you that it tastes like paint because it's water and paint. And we do not suggest drinking it, even if I think at one point we were about to drink it after having everybody play for I don't know how many hours. Soulgivers, a strategy game that you don't have to use your brain at all to play, right? Qui abbiamo i So I remember superstiti, that. coloro che sono andati a Lucca, così ne approfittiamo per salutare Riccardo e Marta. Hi. E anche il Patcher, che è stato utilissimo e presente per tutti i giorni della fiera. Yep, that's a real size Fino alle foto, bit. questa è una foto di Riccardo della versione più recente, diciamo così, anche se è sempre il prototipo di Lucca, ma con le carte aggiornate, con le ultime foto fatte prima della campagna Kickstarter. Faccio un salto temporale avanti, intanto ti lascio fare. And these are the pictures. It's really hard to say like this because I'm not saying what you're seeing, but and this is the last, there are Rix's photos of still the prototype we brought to Lucca, but these are the latest photos of the prototype, and they're pretty good. Il presente di Soulgivers è la campagna Kickstarter. Abbiamo iniziato mettendo il piede in un mondo che in realtà non conoscevamo o credevamo di conoscere in parte, poi siamo stati travolti dalla campagna Kickstarter ed è stata un'avventura bellissima. Ci ha insegnato tanto mi riallaccio a quello che dicevo prima. La presenza costante dei backer ha fatto tantissimo. Io penso che senza gran parte dei nostri backer, che costantemente commentavano, supportavano la campagna, scrivevano sui canali, sui social, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi io ringrazio nuovamente tutti coloro che ci hanno supportato e che hanno creduto nel progetto, e che ci continueranno a seguire in futuro con lo sviluppo di Soulgiver. So let's jump to the present. The present of kicks of Soulgivers is Kickstarter and our Kickstarter campaign. We actually dove into a world that we thought we knew, and realized very soon that we didn't have quite the knowledge we thought we had. But it has been a beautiful adventure, really. It taught us so much, and the constant presence of our bakers were so important. Without them, it would have been a completely different campaign. Without them posting about Soulgivers everywhere, talking about Soulgivers, commenting, really, without all of you guys, it would have been something completely different. And we really thank you for your support, for believing in our project, and for backing us in the true sense of the word. Vi volevo prima di fare un salto sulla pagina Kickstarter, che così vediamo l'andazzo ormai a pochi minuti God, oh my God. dalle 10, e soprattutto vediamo quanti commenti dovrà rispondere Giulia prima della fine.
Beh, dai, adesso però Yeah, there are like possiamo anche 1,000. rispondere live a questi commenti. There are 1,200 comments, and I think at least 600 of these are mine. Volevo farvi vedere, magari le avete anche viste già sui nostri social, però sono alcune delle foto che ha fatto Riccardo una sera in cui insomma, ci siamo trovati e abbiamo fatto alcuni scatti del gioco. Volevo che in qualche modo vi arrivasse senza poterle toccare perché siete per ovvi motivi tecnici di distanza. L'effetto di trasparenza di giochi di luce del campo da gioco e quindi insomma le trovate anche sulla nostra pagina Facebook se non ricordo male. Comunque le troverete in giro queste nuove foto. Io Giulia andrei a vedere la Vieni con pagina questo, che aspetta. sì, dai, allora va bene, So fremevo these per are andare a some vedere la pagina, scusa. So these are some pictures that Lixu took a little while ago. And this is a way for us to like have you see, even though you cannot touch for technical distances, I guess. You can see the transparency of these pieces, so these tokens and the light effects. Again, like in reality, the black tokens, the soul givers, are not gonna be are gonna be a little more opaque, but the souls are gonna be exactly like that. So let's go to the Kickstarter page and see how it's going. Ah, I'm scared. Wow. Beh, direi che sta salendo ancora. Siamo Oh a. my Un God! secondo solo, un secondo che vi metto meglio l'impaginazione. Ok, che così la vediamo tutti insieme. Cosa dire, ragazzi? Siamo arrivati a 1155. Salutiamo quello che in diretta ha fatto il pledge. Adesso mi spiace non poter andare a vedere per motivi di privacy generale. Però siamo praticamente a metà strada verso gli 88.000. Ma soprattutto 1155 sostenitori. Noi prima del Kickstarter non ci conoscevate, comunque sì, avevamo un buon bacino di utenza, perché grazie alle fiere, grazie ad alcuni eventi fatti, grazie ai canali social, però insomma abbiamo visto crescere la community in diretta durante questo mese ed è stato fenomenale, nonché i 1200 e passa commenti vostri. E io gran parte dei nomi ormai mi sembra di conoscerli. Se leggo Steven, Delia, José, ce ne sono il nostro, dov'è il nostro ghost? Nostro ghost, ma citarli tutti diventa impossibile. Anche il nostro patient. Patient number, was it zero? No, I forgot. Seven something. Or Leda, who is not commenting. Oleda, o insomma, ce ne So many, sono. so many. Ma anche i ragazzi della Tana dei Goblin con Volney, insomma, tutti ci hanno dato un grandissimo supporto. E questo è veramente fondamentale e secondo me è anche il cuore di un progetto, è alla base di un progetto Kickstarter, senza nulla togliere a progetti di aziende colosso che giustamente utilizzano Kickstarter per veicolare il proprio prodotto. Però ecco, anche partire da zero, diciamo così, e crescere all'interno di una community è bellissimo. Ora, Parlare io adesso? sì, direi di sì, mi sono dilungato abbastanza. Scusa, ogni tanto mi So dimentico di questa cosa del bilico. before Kickstarter, you probably didn't know us. Just a few people, just a handful of people knew us from Lucca and some events we did. But what was amazing for us is that we actually saw this community grow live in this past month during the campaign. And it's incredible. Sometimes we read names now, and it almost seems like we know them. Just some of them are like Steven, Ghost, Delia, Jose, Leda, but so many others. It's just too many of you to like name you all. Even the people from the Tana de Goblin.
You all were so incredible and gave us so much support, and this was really crucial for the campaign and for Soul Givers. And this is also the true heart of our project. You guys are, and we know without taking anything away from big companies that use Kickstarter as a way to get their project out. It was really so incredible to see a project starting from scratch in a very, very little community and grow to this, to what it is today. And it's really incredible. Così sfumiamo e chiudiamo così la live. No, in realtà no, sono le 10, manca mezz'ora, se non sbaglio, alla fine della campagna. Rimanendo sempre al presente, io ne approfitterei per rispondere a qualche domanda, se Let's ce ne answer some sono, questions. sia se ce ne sono in pagina, intanto che così la apro qua in diretta. Grazie Steven. No, io volevo rispondere, mi ero annotato una cosa, scusate, faccio un salto indietro, se non sbaglio. Damiano ha finito, ci chiede, potete spiegare come si aggiungono gli add-on e quando si potrà fare? Allora, gli add-on che vedete adesso nella pagina Kickstarter li potete già aggiungere, nel senso che potete aggiungere l'importo totale di quello che vi interessa, quindi scegliete gli add-on che volete, fate il totale e modificate il vostro pledge aggiungendo quel totale. Dopodiché noi avremo sia il pledge manager, che adesso vediamo, non partirà subito domani perché dobbiamo un attimo riprenderci e far partire il negozietto gestito da Baker Kit. Ci sarà quindi un late pledge con una selezione di quello che avete trovato. Chiaramente non ci sarà tutto quello che c'è stato durante la campagna Kickstarter. Invece, per quanto riguarda gli add-on, è molto semplice. Quindi, quando avete inserito l'importo totale di quello che vi interessa, non dovete far altro poi nel pledge manager selezionare quello che avete effettivamente acquistato, in modo tale che noi sappiamo che cosa spedirvi, che cosa mandarvi. I costi di trasporto saranno tutti aggiunti alla fine. Credo basta. So one question was, how do I add the add-ons? It's actually very simple. You just need to add the cost of the add-ons to your total pledge, and then we'll have a pledge manager which will send you an email for it. Not right now. It will be in a little bit, probably a couple of weeks. And in the pledge manager, you will be able to select the actual add-ons you want, so that we know what to ship to you. In the pledge manager, Luca didn't say it, but in the pledge manager, of course, you're going to give us all your information, shipping address, and all that stuff that we'll need to actually send you the box. We also have a late pledge up, but you'll not be able to find everything, of course, that you had in the campaign. The shipping will be just added at the end, so don't worry about it for now. Sto rispondendo intanto, cioè Riccardo mi ha segnalato un commento, però è similare a questo. Un'altra cosa che vediamo se ci sono. Ah, ok, sì. Sì, ecco, quello che stavamo dicendo prima, che forse tu hai anche già ridetto, è legato alle esclusive, le esclusive Kickstarter, quindi non ci sarà tutto quello che avete trovato in pagina. Faremo una selezione, una scrematura. Faremo una scrematura. Poi insomma vi daremo comunque più dettagli prima di far partire tutto. Yeah, so in the pledge manager, as I said, you're not going to be able to find, sorry, not in the pledge manager, in the late pledge, people are not going to be able to find everything that you guys had in the Kickstarter campaign. We'll just put their selection, but of course, we'll tell you also before we set everything up. Esatto, lo stesso discorso lo dico anche in live, che così almeno so che te l'hanno chiesto già nei vari commenti rispetto alle sleeve protettive. Le bustine Yeah. protettive le adatteremo in modo tale che ci stia tutto quello che, escluse le foil, ci stia tutto, senza chiaramente andare a variare i costi. Per quanto riguarda le foil,
vediamo come probabilmente inseriremo la possibilità di acquistare a parte, ma a un prezzo veramente. Considerate che se con 3 euro adesso prendete due pacchetti da 30, se non sbaglio, tutte e due da 30, o comunque aggiustati in modo tale da coprire tutto, penso che la butto lì 1,50 euro. Per cui ho 2 euro giusto perché sono più, forse hanno un costo leggermente maggiore, però potete prendere un pacchetto extra di bustine protettive 120 per 70, in modo tale che eventualmente potete coprire tutte le carte foil che sono state sbloccate. Sì, anche le carte del gatekeeper. Oggi è stata un po' la giornata del gatekeeper, non ne abbiamo parlato fino a oggi praticamente di proposito, l'abbiamo solamente fatto intravedere e ci farà divertire. Credo che come il Soul Crusher è un personaggio che sicuramente genera movimento sul campo. So I'll stop you. So the same goes for the sleeves. We'll adapt in the pledge manager so that you'll be able to fit everything. Probably you even for even the foil sets. As I said in the comments, probably we'll have singular sets of the 120 by 70 sleeves. Probably for. Okay, probably for 150 or 2 euros, just because they're bigger. But just keep in mind that now you get the two sets for 3 euros. So don't worry, we'll make sure that you'll be able to cover all of them. And yes, even the gatekeeper will have the foil version of them. Io. I have to do something quickly. Ok. Perfetto. Okay, Ok. I'm back. Beh, sei stata anche abbastanza veloce. Io prima di passare al futuro, non sto guardando. Anzi, non sto guardando Twitch se ci sono delle domande di là, in realtà. Ce l'ho aperto io, in realtà al momento no. Perché in realtà Ciao. su Twitch era più era la mia voglia di arrivare su Twitch, ma in realtà è un canale che va costruito con. Ci penseremo poi per il futuro, però ecco, insomma, per avere Esatto. uno stream anche lì, un piedino dentro Twitch, chi lo sa, poi per il futuro vediamo come andrà. Ora, io passerei al futuro. Passerei al futuro nel senso che vorrei parlare di un po' di cose legate al futuro. Ora, è una chiacchierata informale, nel senso che lo scopo di queste chiacchiere sul futuro è proprio quello di cercare di guardare un po' più avanti, oltre il core set di Soulgivers e oltre i Soulgivers che abbiamo sbloccato durante la campagna. Intanto i nuovi eroi. In molti nei commenti ci hanno detto: ma è vero che i nuovi eroi? Ma i nuovi eroi sono. Cioè, o meglio, i nuovi eroi, ma gli eroi sono solo 14? Che numero, è un numero strano, 14. No, non sono 14, sono di più di 14. 14 sono i Soulgivers pensati per la campagna Kickstarter. I Gusci e gli Spettri hanno degli eroi in più. Che arriveranno in futuro, ne parleremo in futuro. Però ci sono e amplieranno la rosa di possibilità, anche perché ci sono dei personaggi che hanno bisogno di portare un po' di freno alla decadenza, possiamo dire così. In contrasto poi con Ledger, che in realtà la decadenza l'accelera in contrasto con altri personaggi molto più aggressivi. Però Posso? ecco, prego. Sì. So, let's talk about the future now. We have many things to talk about for the future, and this is going to be a new informative chat. The objective is to kind of look at the future and beyond what this
Kickstarter campaign is, the course that is, and the current soul givers that you saw are. So they're going to be new heroes. 14, some of you said that it's an odd number. No, there are going to be more. 14 are the heroes that we thought for this campaign, Kickstarter campaign. Both Shells and Spectres have more heroes that will join the team in the future and will add to the gameplay. There are, in fact, some soul givers that will need to kind of slow down the decay, you know, even in contrast with what the Aegir is doing. So 14, let's say it's a start. It's what we thought for this Kickstarter campaign, but there are going to be for sure more to come in the future. Vi faccio vedere un'altra cosa nel frattempo, che è questa. Allora, i Gucci e gli Spettri, l'avevamo detto già, abbiamo detto sempre, non sono gli unici popoli che lottano per la conquista del frammento. Ce ne sono altri due che si uniscono con grandissima probabilità. I colori che vedete sono i colori dei nuovi popoli e delle loro nuove pedine. Questo è il futuro di Soul Givers, o meglio, questo è l'inizio del futuro di Soul Givers. Mi trattengo dal dire i nomi dei popoli perché poi so che... So che no, anche perché non hanno ancora un nome versione inglese. Esatto, quindi potrei mettere in difficoltà. Soprattutto su uno di cui su cui siamo, vabbè, potrebbe essere frainteso uno. Esatto, no. Però questi sono i loro colori e quello che posso dirvi è che l'idea è quella di presentarlo come un gioco che sicuramente funzioni a sé stante, ma che poi riesca in qualche modo a parlare con la versione odierna di Soulgivers. Con la versione odierna di Soulgivers, perché poi entrambe le confezioni possono essere mischiate per la famosa modalità tutti contro tutti. Qui c'è del lavoro da fare, quindi stiamo parlando veramente, quello che vi dicevo prima, stiamo guardando veramente avanti, però è per farvi capire che fa parte di un piano preciso, di non voler chiudere, ma questo l'abbiamo poi sempre detto, Soulgivers con questo gioco e con questo Kickstarter. L'idea è costruire un qualcosa che duri nel tempo. E qui mi autofermo, che così Giulia, che ricorda tutto a memoria. Certo. So, and this is something new. So, the Shells and Spectres are not the only two populations in Soulgivers. There are two more that will join the fight, and these are going to be their colors. And this is the future, but we like to think that it's also the beginning of our future. We're not going to say the names, also because we don't have an English official translation yet, but... These two are going to be the colors. And this new Soulgivers game, I guess, is thought to be a game itself that can be played on its own, but also that will be able to interact with the current Soulgivers game. So that you'll be able to mix with the current core set. And yes, play that free-for-all version that you all are asking. So there is a lot of work to do. This is a lot of work. Again, we're looking really far in the future. Nothing is set right now. We're not saying we have a free-for-all version right now. There is a lot of work to do. But to say that we have that in mind, that's our plan. We don't like to close the door to anything really, but also the most important thing to us is that we wanted to make a game that will be able to last, and that's our main goal. Visto che mi sei ricordata? Sei stata veramente brava. Adesso facciamo il contrario, cioè tu dici qualcosa in inglese e io cerco di ricordarmi le prime due parole. Va bene.
Francesco Principi ci chiede, intanto grazie, ha fatto un pledge con la, adesso non so, appena lo dico, però dice che lui No, è, io ridevo perché è poi stavo cosa? commentando il freno alla decadenza con il nuovo personaggio di Handbrake, il freno umano. Preso. Là, infatti ride, cioè, dicevo, lui ci chiede se questa decadenza alla fine l'abbiamo fermata o no. No, in realtà l'abbiamo appena fatta partire, quindi cerchiamo di farla durare. Però questi due nuovi popoli sicuramente daranno una mano concreta alla decadenza, qualcuno si sacrificherà. Vabbè. Io vado alla prossima slide. Ah, la prossima slide. Credo di aver fatto qualche errore di inglese. Ti chiedo già scusa in anticipo per una delle prossime slide. Metto le mani non Non avanti, sono di perfetta, più. Luca, fidati, guarda. Ok. Allora, quattro giocatori l'abbiamo detto adesso. La modalità quattro giocatori non è la modalità 2 contro 2 che abbiamo già sbloccato e di cui alla quale dedicheremo una L'ha detto live. che sai parlare, mi hanno Sì, detto. anche a me l'avevano detto una volta. Vabbè. La modalità quattro giocatori ha bisogno dei due core set, quindi del core attuale e della nuova espansione. Ha bisogno di tanto playtest, vediamo che cosa succederà. Mentre per la modalità 2 contro 2, prima di impappinarmi clamorosamente, quello che stavo dicendo era le dedicheremo una live. Niente, non ce la faccio a dire le dedicheremo Difficile. una live. Capisco. Vero? Questa è una slide veloce, sono come quelle. Quando guardi tutte le varie foto e poi una va via in fretta. La slide va veloce. Esatto. Vai. Sì, Ah, ti ok. aspetto. So there's going to be a free for all version for four players. It's not gonna be the two versus two that we already announced. We're gonna have a dedicated live event to that mode. But the free for all version will need both core sets, so the current one and the future expansion with the two new populations. But again, we'll have a dedicated live for the two versus two, promised. Francesco Sallusti ci fa una bella domanda, ci chiede se l'abilità del popolo sarà solo una, o se, cioè sarà una per popolo, o se potranno essere anche di più, ma sempre giocata una a partita. Nelle intenzioni originali dello sviluppo del gioco in realtà doveva essere una sola. E così è rimasto, nel senso che abbiamo preferito, poi ne sarete accorti anche durante il Kickstarter, dare la priorità a delle nuove anomalie e soprattutto a dei nuovi personaggi, quindi dare una base. Diciamo che la rigiocabilità del gioco non è solamente legata a quanti poteri speciali potessero avere questi popoli, ma alla formazione di Soulgivers sul campo. L'introduzione di due nuovi popoli non è tanto per avere due nuove abilità del popolo molto belle, molto molto forti, ma anche la possibilità di avere nuovi Soulgivers non presenti in questo core set. Cioè, i nuovi popoli avranno, così com'è la struttura ad oggi, uno zoccolo duro di Soulgiver che rimarrà tale. Adesso non faccio numeri proprio perché non è ancora definita questa cosa. Ce ne potranno essere, insomma, ci saranno una manciata di Soulgivers che arrivano da questa edizione, e altri completamente nuovi perché faranno delle cose collegate a un campo da gioco un pochino diverso da quello a cui siamo abituati, forse noi un po' di più in realtà, Esatto. esatto, al campo da gioco odierno. In the comments they were asking if they're going to be just one population ability or more, and if we can play, you can choose like the Soulgivers, just one per game. So in the origin, I missed a part, Luca, non mi ricordo cosa hai detto Dimmi, scusa. completamente, Sì, però in the origin, it was just one. sì, sì. It was thought to be just one, also because the replayability of the game is really high. This is not a game that you play two games and you've seen all that it can happen.
But also, we are thinking about two new populations also, because we don't simply want two new population abilities, but they're going to be also new soul givers. There's going to be a core of the same soul givers that you saw now. We're not going to say any numbers because, again, nothing is set in stone. Nothing is definitive, but there are going to be new soul givers with new abilities that are connected to a new board that is going to be different from what we are used to for now, and you'll be used to very soon. Avevi aggiunto qualcos'altro? No. Ok. Tutto qui. Allora, Steam, per chi non lo conoscesse, io penso che gran parte di voi in realtà lo conoscono. Steam è una piattaforma, vado un po' a braccio, in realtà è una piattaforma dentro la quale potete, con un account, acquistare videogiochi, una piattaforma videoludica, famosissima. Ecco, Steam, arrivare su Steam con una versione digitale del gioco è un po' un sogno. Nel senso che io credo che Soulgivers si presti molto bene a un'edizione digitale. Per edizione digitale non mi riferisco al Tabletopia o Tabletop Simulator, che sono altrettante piattaforme molto valide. Penso invece a una versione videoludica più, più strutturata, più complessa, insomma, realizzata ad hoc. Non credo sia un'impresa impossibile, non è una cosa che si metterà in cantiere domani sicuramente, perché adesso, come abbiamo mai ripetuto fino alla nausea, tutte le nostre energie sono su questa versione del gioco, sul core e sulle espansioni sbloccate con il Kickstarter. Quando i vostri giochi, le vostre scatole saranno nei vari corrieri e saranno in viaggio, allora sì, allora magari inizieremo a ragionarci seriamente. E nulla su rispetto a questo, ecco, io in realtà già commentate, però ecco, qualsiasi parere ben accetto, anche qui dubbi, domande, scriveteci ovunque e noi cercheremo di rispondervi. So Steam, as probably many of you know, Steam is a platform where you can basically buy video games. And getting there for us will be with a digital version of Soulgivers will kind of be a dream. Soulgivers is a game that will be will transform into a digital game very, very well. And we're not talking about Tabletopia or a Tabletop Simulator, but a much more complex and structured digital version of Soulgivers. And again, this is not going to happen tomorrow because we are now very, very focused on the current game and Soulgivers as a board game and what's going to happen after this campaign. And so we're not going to really even think about it before we actually have all the boxes shipped to you. But it's something that we have in mind for the future. And again, even on this, any suggestion you have, it's very, very welcome and appreciated. Un altro aspetto importante di Soulgivers, ne abbiamo parlato tante volte, sono le illustrazioni dei personaggi, tutto quello che c'è dietro, che oltre a richiedere un sacco di ore di mio lavoro, sono anche una delle cose che caratterizzano uno degli aspetti che caratterizzano meglio il gioco. L'aspetto narrativo di Soulgivers è fondamentale, per me è fondamentale, lo è stato fondamentale fin dall'inizio, quindi Soulgivers l'ho concepito come un progetto in grado di abbracciare diversi canali. Il poter avere delle storie a fumetti, delle storie illustrate di Soulgivers è forse tra le cose che stiamo dicendo adesso, al di là delle espansioni future, dei nuovi eroi, una cosa abbastanza facilmente concretizzabile, chiaramente con il coinvolgimento e la collaborazione di disegnatori, fumettisti esterni. Ci piacerebbe molto, e quindi ecco, anche questa è un'altra cosa che vogliamo iniziare a buttarvi lì
insomma, capire che cosa ne pensate, se vi potrebbero interessare, vi potrebbero piacere delle graphic novel che siano distribuite poi anche gratuitamente sul sito o in formato cartaceo. Questo poi è secondario. Però, ecco, era un'altra parola chiave della serata. Intanto mancano 8 minuti alla fine della campagna, no, un po' di più in realtà, perché finisce alle Esatto. 10:33. So the another very very important aspect of Soulgiver are their illustrations. It's illustrations, and what's behind them. And behind them, there are not only lots, tons of hours that Luca put into them, but they are also something that really characterize the game. The Buon. narrative aspect, cosa? No, scusami, vai, vai. The narrative aspect of it is really crucial. The narrative aspect of Soulgivers. So, Soulgivers is a project that is thought to be something that can embrace different media. So, thinking about a graphic novel for the future is not something super hard for us to think. We're gonna, of course, think about expansions in the future, but the graphic novel is something that probably is kind of not easy, but not that hard to do, especially with the collaboration of other artists and illustrators. Again, this is something that we just wanted to put out and understand what you think about them. We don't know if they're gonna be free on the website or if we're gonna if they're gonna have a paper, an actual physical copy. We don't know. We just want to know what you'll think about it because this is a very important keyword for us. So we are at 9 minutes, I think, now. C'è Francesco Principi che vorrebbe il popolo con la lore cattiva e di colore rosso Sith. Io, sì, so, A qui. bad and evil population with red color. Beh, non sarebbe malvagia come cosa, sarebbero malvagi loro probabilmente, però ecco, e grazie anche a Leda che vorrebbe acquistare la graphic novel. In realtà io potrei limitarmi alle copertine o delle illustrazioni interne, più che altro perché sono incredibilmente lento se dovessi usare la mia tecnica per fare le singole vignette. Sì, potrebbe essere una cosa carina, però potrei essere veramente lungo. Non lo so, se potete So aspettare fino a 2030 mi va bene. we were thanking Leda because she will buy the graphic novel like right away, but Luca was saying that he could do the cover because he's pretty slow with the technique he uses, and if you guys are willing to wait probably a few years, he can probably do it, but Però 10 anni ancora qui a aspettare la graphic novel, Esatto, perché nel frattempo saranno uscite le espansioni, quindi anche quelle e prendono. quindi sarà una cosa interminabile praticamente. L'aspetteremo come l'ultimo libro Es di di Martin. Il Trono di Spade, Esatto, esatto. perfetto. Ok, argomento controverso. Nel senso che quante volte ci avete chiesto le miniature? Io ormai ho perso il conto di quante persone in tutto il mondo e vi posso confermare, non mi interessa, cioè non, le miniature, no, nel senso, no, nel senso buono, le miniature intese nel senso tradizionale del termine non sono fatte. Soulgivers non è concepito per essere un gioco con le miniature, e poi sinceramente Kickstarter è già strapieno. Però ho in testa da un po' di tempo, Aspetta che devo anche mettere qua i miei gigini. ed adesso ci arrivano nella prossima slide i tuoi gigini. Ok. Ho in testa da un po' di tempo l'idea di utilizzare lo stesso materiale delle anime per creare dei piccoli mezzi busti che in un qualche modo possono interagire, la butto di così, possono agganciarsi alle pedine, ma più per fini estetici in realtà che per tipologia di gioco. Se mai dovesse essere, sarà una cosa limitata o a un'esclusiva o a una serie collezionabile a puro scopo estetico e artistico. Quindi per provare a scolpire questi personaggi a mezzo busto in 3D.
No, ecco, mi interessava precisare questa cosa e ribadire anche il perché Soulgivers non ha le miniature, perché non sono necessarie. So here's a very controversial topic, the miniatures. So I'm gonna say Luca is not interested. No, we're not interested in the traditional sense of the miniatures, also because Kickstarter is super full of these type of miniatures. But we are thinking about something similar made in the same material as the souls. They're gonna be like half busts, just busts that can interact, yes, with the tokens, but they're gonna be more of an aesthetic thing than a gameplay, than related to the gameplay. And there's definitely gonna be something limited and exclusive or something collectible, and more for an art, for more for art's sake than the gameplay, really. And this is the reason why we're not, just Soulgivers does not need the miniatures, that's why they're not in there. Io chiudo con una slide divertente. Sei pronta? Ce l'hai a portata di mano? Il Gigi? Certo. Allora, Aspetta che questo. non lo vendo, devo Aspetta, aspettare che lo vendo attenzione, anch'io. attenzione, un attimo solo. Sto ancora parlando nel video, Nel video aspetta, sta ancora. Ah, già, è vero, aspetta, aspetta. c'è questo ritardo, è vero. Eh Quindi sì, loro lo guarda. stanno già vedendo, quindi tu puoi fingere già This is sto a qua. funny slide and I'm waiting to see the slide to tell you what I have to show you. It's not that great, but it's funny. Plushies! Peluche is not English, though. No, in realtà no, questa è una cosa super divertente che però vai, è il momento di farlo vedere, Giulia. Ah, Ah, il vedo. Gigi. E Gigino c'ha anche le patch. Si staccano, si attaccano. È un po' C'ho anche la versione. il mini patcher, il the mini Mini patcher. Gigi. So plushies. Ma in realtà il discorso They're not peluche gonna look like this. I made this, so you're gonna get something much better. è nato per scherzo, in realtà è nato un po' per gioco, però non si sa mai che in futuro un piccolo peluche del patcher che tanto ci ha accompagnato in questo periodo non possa esistere, non ce la posso fare. Tra parentesi, mancano 4 minuti. Andrea Cogorno dice giustamente: credo che le pedine traslucide siano parte integrante del feeling del gioco. Assolutamente, io lo approvo completamente. Perché l'essenza minimale di Soulgivers è parte della sua anima. Non riuscirei a immaginarlo fatto in un altro modo, così come non riuscirei a immaginarlo con dei componenti diversi, magari di legno o più economici, o è fatto così. Soulgivers è nato per essere fatto in questo modo. So, just to go back, the topic, we started talking about the plushies as a game, basically, but, and now it's kind of our running joke. That's why I made mine. But who knows, maybe you will be able, sooner or later, to get the plushie of the Patcher, since the Patcher has been with us since basically day one. Andrea Cogorno was saying in the comments that the translucent tokens are kind of a full part of the feeling of the game, and that's sort of true. It wouldn't be really Soulgivers with other components, with other materials, maybe wood or cheaper components. All the materials and finishes are there for a reason. They're thought. Beh, qui siamo a 90 secondi alla fine, siamo arrivati a 88.590. Ah, no, non è vero, scherzone, 88.689. Cosa vogliamo aggiungere in chiusura? A parte ringraziare infinitamente di nuovo tutte queste persone. Th that was awesome. We did not expect this. We are blown away, and Mi mette l'ansia I don't know what to completare. do. Yeah, I don't know Lo what so. else to do other than just saying thank you. A minute to the end. Oh my God, this like red countdown is like, I can't believe we're at the end. It seems like we've been here for a year, and I can't believe it's over. And
47 seconds. Beh, è un po' un colto alla rovescia tipo ultimo dell'anno. Ora, se vi disiscrivete. Allora, New Year's Eve. se annullate il pledge adesso, però siete delle brutte persone perché fa male. Nel Questo senso, non ce cioè, lo traduco. lo stiamo vedendo e in diretta cioè, si può solo salire gli ultimi 29 secondi. Tra l'altro, mi sono appena ricordato che la campagna rimarrà congelata così per sempre. Quindi avrei dovuto cambiare delle cose, ma ormai, Yeah, insomma. the campaign is gonna be like that forever, so when it closes, and we didn't change anything great. So we Abbiamo have 30, 12, preferito 11, essere qua 10, con voi, quindi. 9, 8, 7, No, cioè, sei. No, cosa. Ah, 5, sì, cioè. Ragazzi, 4, 3, 2, 1. o adesso o mai più. Oh, ci sono anche 3 e 5. Yeah! It's really New Year's. Well, it's 2021. We survived this 2020. Grazie, ringraziamo Kickstarter per averci donato questi bellissimi fuochi d'artificio a costo zero. Yeah, thank you for your fireworks, Kickstarter. And oh my god, we have 1,175 backers. Cool. You're so many. Sono veramente tanti. Sono veramente tanti. Grazie. Grazie. Sono occhi lucidi quelli che vedo. Cosa? No, No. sono, no, 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 sono un momento Psyduck da mal di testa serale. No, in realtà stavo pensando a una cosa intelligente da dire, ma non mi viene. Quindi in realtà sono veramente tante persone che hanno deciso di credere nel progetto, di crederci quanto ci stiamo credendo noi dall'inizio. Quello che possiamo promettere è di proseguire secondo questa strada, quindi ormai avete un po' imparato a conoscerci e a capire qual è la strada che vogliamo percorrere, che cosa vogliamo raggiungere con Soul Givers. Credo che la strada sia quella buona, quella giusta. Se non ci sono altre domande, Giulio, se non vuoi dire qualcosa tu Sì, per. devo tradurre quello che hai appena Per. detto. Giusto, per questo mi So, sembra. thank you so much, guys. We really don't know what to say, and the only thing we can do is that to promise that we'll continue our path. And you know now what our path is, where we're headed to, and we think it's a good path. And the only thing we can do is really promising you that we'll continue this way, and we hope that you'll keep on following us. Ci dicono giustamente che domani finalmente potremo dormire. Non so, Non lavoriamo. è Non vero. è vero. Anche perché Not true. adesso. The hard work starts now. Esattamente, esattamente. Sì, probabilmente, ecco, diciamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Sicuramente ci prenderemo un giorno o due per capire che cosa è successo. E riposarci, sì, effettivamente staccare un secondo e poi ritorneremo con il pledge manager e il late pledge manager gestito da Baker Kit. Ci sentiremo sempre tramite gli update e sempre i nostri canali social. Quello che vi suggerisco di fare, se non l'avete già fatto, se non l'avete ancora fatto fino adesso, è iscrivervi alla nostra pagina su Board Game Geek, iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitch. Twitch, non so che cosa ne faremo di Twitch, però c'è anche Twitch. Leda ci chiede in extremis la scatola portascatola delle espansioni. Ci sarà? Questa è una promessa, perché io stesso voglio la big box, però. La faremo nel momento in cui ci saranno tutti gli eroi dei primi due popoli. Perché anche se abbiamo più di una vaga idea di quanti saranno, lo sappiamo quanti saranno, non si sa mai, non vogliamo produrre una cosa prima che almeno non, cioè, non siano stati annunciati tutti, ecco. Dopodiché sì, ci sarà e cercheremo di farla bella quanto. Tra l'altro. Scusate, scusate, vedo.
A me piace tantissimo il vassoio delle pedine, su questo ci metterò oltre la cura necessaria per renderlo un ottimo prodotto. We'd like to tell you before we go what's going to happen in the next few days. We're probably going to take 1 or 2 days to understand what has just happened and probably to try to rest, yes. But then we're going to come back with the pledge manager and the late pledge manager that we'll have with Baker Kit. We'll keep on being in touch with you through updates about what we can do and our social media pages. What we can do is that. Just telling you to subscribe to our BG page and our social media, Facebook, Instagram, Twitch, so that we can keep in touch. They asked us if we can have, if we're gonna make a box for the expansions, and the answer is yes, but not now. We want all these expansions to be out first, and we have an idea. We kind of know what the number is, but you know, unless until all the soul givers, the expansions are going to be out, we don't want to create something that will not work. So we're going to definitely make it. And Luca loves the trays, so there's going to be extra care going towards the trays for the soul giver tokens. Le ultime tre cose, visto, vedo delle ultime domande al volo prima di salutare tutti. Quando ci spiegherete il nuovo Soul Givers e le nuove anomalie? Nei prossimi giorni, come dicevamo prima, è il tempo di riorganizzarci un attimo, riassestarci, mettere in piedi il Late Pledge Manager, dopodiché parleremo dei contenuti di gioco che abbiamo sbloccato. E potremmo usare Twitch. E potremmo usare Twitch, tra l'altro. Beh, vediamo, va bene, potremmo anche usare Twitch. One question was when are we gonna show you the new Soul Giver and the new anomalies? Is soon. As soon as we get the pledge manager going and the late pledge, we'll show you. Promise. E sempre Giovi De Ganello ci chiede quando, se le anomalie vengono usate tutte o solo 20 a partita, solo 20 a partita, poi spiegheremo anche questa cosa. Are Alexander all Wost. anomalies, Ah, oh, sì, scusami, sorry, vai, are sì. all the anomalies used together with the expansions, or just 20 per game, as the limitation, as you have a limitation for soul givers? And the answer is only 20 per game, so you have to choose, but we'll explain that better in another live event. See? No, c'era Alexander Woster che ci chiede se può avere la soundtrack del trailer adesso, però possiamo chiudere con il trailer in realtà, che poi Wow. So li they're salutiamo qui. asking if we can release the soundtrack of the trailer. And what we can do is like close this event with the trailer, which is awesome, by the way. Beh, io darei la buonanotte a tutti, o il buon pomeriggio, a seconda di Yeah, dove. good night, good afternoon, whatever time it is in your country. Sarà un Thank you. po' triste svegliarsi però domattina senza controllare come sta andando Senza la campagna commenti, Kickstarter, senza be so commenti. sad tomorrow Beh, no, morning. in realtà i commenti credo che restino aperti per la tua gioia, Giulia. Se avete per caso dei commenti, potete farli nella pagina Kickstarter. No, non lo so, onestamente. Questa è una cosa che non so. Sì, credo di A me sì. No, sembrava sono chiusi, No, no, a me perché invece non. sembrano Ah, proprio ci aperti. Io sono. fisicamente posso commentare, quindi Ah, sì, è vero, vedo. direi che sì. Quindi I'll keep on checking then. beh, allora io saluterei tutti. Ti Yep, goodbye everybody. Baker. Thank you again for this. Volevo mettervi il trailer finale, ma. Ah, sì, c'è Non ancora. Sì. riesci. No, 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 sì, c'è ancora. Nel trailer, ecco una cosa: leggerete ancora che Soul Giver è un gioco per due giocatori. Non credeteci perché c'è anche la 2 contro 2, ma. Yeah, the trailer is gonna say that it's a two-player strategy board game. Well, it is a strategy board game, but now there is a two versus two version, so that's a lie now. Ah, ok, infatti, Francesco Principi ci conferma che restano aperti per i Bakers. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e in particolare ai 1175 sostenitori. Ci vediamo nei prossimi giorni. Thank you so much. Thank you to all of you that followed us, and a special thank you to these
1,175 bakers, and thank you. We'll talk soon. Io ora lancio il trailer, non parliamo perché altrimenti ci sentiamo. Lo Okay. staremo in silenzio, nascosti sotto. Ciao, buonanotte a tutti. Bye. Ciao ciao. Good night, everybody. Soul Givers is a two-player strategy board game in which you are presented with the daunting task of saving your people from destruction. Reach the rubbles of the planet called Firstring through your portals. Combine the abilities of your Soul Givers to collect a fragment and benefit from the souls of the fallen heroes that have perished trying to save their race. Bringing the fragment back to your planet is the only chance and cure you have to save your population from the decay. A cosmic disease that will bring slow, painful, and sure death. If your people are to survive, you must give it your all. Designing Soul Givers, we wanted to create a dynamic board game that can be played at different levels by all kinds of people, from casual to super competitive. A game that could be customized as much as possible through different characters and races, a dynamic board, deck building expansions, but also, we wanted a game that allowed for an infinite number of strategies. A game where the fallen heroes do not stop fighting after death, but give their souls for the cause. A game that would give you a different experience each time. We wanted to give you a board game for two players that was fun and interesting, but also a board game that is not only a board game, but a work of art and a story. A multiverse where you can lose yourself in. So, are you ready to join the fight?